Dio. Sì. Allora, vediamo. Ok, sì. Perfetto. Ora cominciamo subito. Allora, vediamo come si vede. Si vede benissimo. Sì. Ok. Allora, questo lo chiudiamo. Vogliamo portare la parola di Dio. La vogliamo fare un pochino più vicino. Ok, benissimo. Allora, cari amici in ascolto. Gloria a Dio, chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi. Bene, allora vogliamo fare un video e lo faremo in streaming, quindi non sarà in live, comunque sarà registrato in diretta, però in modalità privata. No? Fammi un po' controllare se sto in privato. Sì, privato. Perfetto, quindi siamo in modalità privata, benissimo. E questo è quanto. Allora, siamo in modalità privata. Adesso io devo controllare una cosa, però, che non mi sta facendo vedere. Va bene. Comunque, chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Bene, vogliamo parlare di un tema molto, molto importante, ovvero Israele. Israele è l'argomento centrale della parola di Dio, ma non è l'unico argomento centrale, no? Ok, sì, si vede bene. Non è l'unico argomento centrale, perché ci sono altri argomenti centrali, ovvero la Chiesa di Gesù Cristo. Quindi due argomenti centrali nella parola di Dio, sono Israele e la Chiesa. Bene, sono due entità molto ben diverse, molto, molto ben distinte, molto ben divise, anche se poi il Signore è scritto che dei due popoli ne ha fatto uno, benedetto il nome del Signore. Questo però da un punto di vista spirituale, perché spiritualmente parlando è tutto uno, no? Perché è altresì scritto non c'è né uomo né donna spiritualmente parlando. Ora, il fatto che non c'è né uomo né donna, questo non annulla che una donna resta donna, un uomo resta uomo. Non è che poi quando accetti Gesù Cristo, no? La donna cessa di essere donna, l'uomo cessa di essere uomo e in automatico anche i compiti che ha l'uomo, ok? No, non sarebbero più i compiti dell'uomo, viceversa i compiti della donna. Così come in Cristo, no? Non c'è né schiavo né libero. Anticamente e ancora oggi purtroppo c'erano gli schiavi. Ora, questo non significa che poi se uno è schiavo resta schiavo, come dire, in questo mondo, no? Nell'antichità, quando uno schiavo accettava Cristo, se in Cristo era libero, però materialmente parlando restava schiavo. C'è anche una bellissima carta del Nuovo Testamento fatta a tal proposito e a scriverla sarà l'Apostolo Paolo, ma questa è un'altra storia. Benedetto il santo nome del Signore. Quindi, sì, in Cristo Gesù, nella salvezza, quando si entra nella salvezza, non c'è né maschio né femmina, né sciita, né barbaro, né greco, né giudeo. Sì, siamo tutt'uni. Tutt'uno perché siamo tutti quanti salvati. Però poi, materialmente parlando, ok, le cose sono ben diverse. Infatti, oggigiorno il Signore continua a avere, ormai sono circa 2000 anni, due popoli. E un conto è il popolo di Israele, ok, e un conto è la Chiesa di Gesù Cristo. Ora, quando un ebreo, per la gloria di Dio, per la grazia di Gesù Cristo, accetta il Messia, riconosce il Messia nella figura di Gesù il Cristo, entra a far parte della Chiesa di Gesù Cristo. Ora però la sua identità di ebreo non la perde, resta ebreo, ma non nella salvezza. Nella salvezza è un altro conto. Nella salvezza non c'è né giudeo
né gentile, niente, nella salvezza siamo tutt'uno in Cristo Gesù. Benissimo. Ora, oggigiorno il Signore ha due popoli. Uno è il popolo di Israele, che oltre ad essere popolo è anche una nazione, ha delle promesse ben determinate, ben specifiche. Questa nazione ha dei confini, ha una moneta unica, ha un parlamento, ha una frontiera, ha delle promesse di liberazione, di restaurazione e così via discorrendo. La Chiesa di Gesù Cristo, in egual modo del popolo di Israele, anch'essa è un popolo, però a differenza di Israele non è una nazione, anzi la Chiesa viene da tutte le nazioni del mondo, tutti quelli che accettano Gesù Cristo, siano di qualsiasi nazione, da cominciare alla nazione israeliana o al popolo ebreo o al popolo colombiano, sudamericano, asiatico, medio orientale, orientale, insomma quello che volete. Ok, quando si convertono, quando accettano Cristo, entrano a far parte della Chiesa di Gesù Cristo. Quindi la Chiesa è un popolo che viene da tutte le nazioni, quindi non è una nazione, mentre Israele è una nazione, perché ha, oltre ad essere un popolo, ha delle promesse. Infatti una delle promesse capillari principali, ok, nei confronti del popolo di Israele, è stata quella di ritornare nella propria terra, nella propria nazione. E infatti questo, per la grazia e la gloria di Dio, si è concretizzato nel 1947-1948, molto importante. Ora, ricordiamo nuovamente, noi i primi anni che insegnavamo in internet queste cose non le dicevamo perché le davamo per scontate, però qui a quanto pare di scontato non c'è nulla. Anni fa qualcuno ci rimproverò e ci disse, interessante questo commento, ci disse, ma dove sta scritto nella Bibbia che Israele sia salvato? E poi quando ci dicono queste cose a noi ci cadono le braccia, cioè veramente stiamo messi male, e va bene. Ma vedi, voi che pensate queste cose, ovvero che ci mettete in bocca certe cose, quando noi insegniamo la Bibbia, e diciamo che la parola di Dio ci insegna, ci dice, ci porta alla luce che Israele è popolo di Dio, non stiamo dicendo che sia un popolo salvato. Basta leggere Romani capitolo 9, Romani capitolo 10, ci accorgeremo che gli ebrei non sono salvati, ma sono in attesa. Un giorno saranno salvati. Oggigiorno, certo, molti ebrei si convertono, ma la maggior parte hanno il velo, non accettano Cristo. Ora, il fatto che gli ebrei non siano salvati e che quando un ebreo muore se ne va all'inferno perché non ha Cristo, non significa che sono popolo di Dio. Ci sono mille passi che lo attestano. Se tu leggi Gog e Magog, Ezechiele 38 e 39, si riferisce a Israele. Ora, interessante notare che in quel passo, Gog e Magog, sappiamo tutti che ci si trova alla fine dei tempi, perché Gog e Magog si concretizzerà o poco prima dell'inizio della grande tribolazione, oppure dentro la grande tribolazione, nessuno lo sa. E quindi ci troviamo proprio all'ultimo, e si sa che in quel mentre Israele non è salvato. Ora, interessante notare come il Signore lo chiama popolo mio. Eh sì, in virtù non del fatto che Israele sia bravo, sia buono, sia gentile, no, Israele ha crocifisso il Messia, il proprio Messia. Ora però, siccome ci sono dei patti che sono stati fatti da Dio, nella parola di Dio, sono sette, vedi il video dedicato, ci sono questi patti e siccome ci sono in mezzo e ivi dentro questi patti delle promesse fatte ai padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, in virtù di questi patti, in virtù delle promesse fatte ai padri, Dio, in amor proprio del proprio nome, della propria grazia, ok, porta avanti questo popolo, malgrado sia ostinato, ma vi ricordate quello che è successo nel deserto? Malgrado si siano ostinati. Ma qui c'è tutta una storia d'amore. Quando io adesso sto un po' improvvisando, però comunque ci sta. Quando
c'è la storia del vitello d'oro nel deserto, ok? In quel mentre, durante l'idolatria, l'azione idolatra che Israele stava concretizzando, in quel mentre Mosè si trovava dove? Nel monte Horeb, alla presenza del Signore. Ora, mentre questo succedeva, ok, il Signore stava dando le tavole, ricordate le tavole della legge, che erano due tavole della legge. Ora, quando il Signore gli doveva dare le tavole, cronologicamente, Israele stava adorando. Ed erano le tavole del patto, ok? Quindi, quando il Signore ha visto che Israele stava adorando il vitello, poteva dire a Mosè: guarda Mosè, io qui c'ho le tavole che te le devo dare, sono le tavole del patto, i 10 comandamenti, ok? E sono proprio le tavole del quarto patto. C'è tutta la storia, abbiamo fatto i video dedicati. Ora, siccome Israele si è ribellato a me, io le tavole non te le do più, vai giù di sotto, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, tutto questo non è avvenuto, perché Dio prima gli ha dato le tavole a Mosè e poi gli ha detto: guarda che Israele si è ribellato a me. Vedete la grazia di Gesù Cristo? Ecco qui ancora la grazia ripresentata nuovamente nell'Antico Testamento. La grazia sta dappertutto. Solamente gli ebrei che hanno il velo non la vedono, ma un domani la vedranno. Quindi Dio chiama il suo popolo e porta avanti il suo popolo Israele. Quindi Israele viene grandemente amato dal Signore, tant'è che nell'Antico Testamento, in Zaccaria, è scritto: chi tocca a voi tocca la pupilla dell'occhio mio. Ora, voi sentirete dire questa frase, ripetere questo versetto biblico, a tutti quanti nel seno della Chiesa di Gesù Cristo, anche io intorno a me, quelli che mi stanno vicino, me lo ripetono in continuazione, io zitto, non dico niente, perché tanto certi insegnamenti non verranno mai recepiti, anzi, se li dai, spesso il profeta non viene mai accolto in casa propria, questo è un dato di fatto. Però siccome adesso non sto in casa mia, gloria a Dio, posso insegnare tranquillamente. Allora, chi tocca a voi tocca la pupilla dell'occhio mio, non si riferisce alla Chiesa di Gesù Cristo, si riferisce agli ebrei. Quindi vedete quanto ama il Signore gli ebrei? Qualcuno potrà dire: sì, però può essere applicato anche alla Chiesa di Gesù Cristo. No, non può essere applicato alla Chiesa di Gesù Cristo. Ovviamente nessuno andrà all'inferno per commettere questo errore, ma non può essere applicato per quello che vedremo questa sera. Perché la Chiesa di Gesù Cristo, essendo superiore a Israele, chi tocca la Chiesa di Gesù Cristo non tocca la pupilla dell'occhio di Dio, tocca il sangue del Figlio del Padre, che è tutta un'altra cosa. Chi tocca Israele tocca la pupilla dell'occhio di Dio, chi tocca la Chiesa di Gesù Cristo tocca il sangue dell'agnello di Dio ed è tutta un'altra faccenda. E chiunque entri a far parte della Chiesa di Gesù Cristo, in primis l'ebreo, perché l'Evangelo prima è per gli ebrei, cronologicamente parlando, prima è per gli ebrei, perché il Signore ha scelto questo popolo. C'è un perché, abbiamo fatto i vari video dedicati. Gloria a Dio. Quindi ha cominciato da lì. Poi in Cristo siamo tutti uguali. Abbiamo visto che Israele non è superiore alla Chiesa in alcun modo anche prima. Semplicemente è lo strumento scelto per la salvezza delle nazioni. Bene. Ora, cosa sta su... questo è stato l'intro. Quindi tutto questo per dire Israele è popolo di Dio. Dio ama Israele. E noi benediciamo Israele, come è scritto in Genesi, che è Genesi 15 o Genesi 12, penso 15, non mi ricordo, o 12 o 15, vedete. Chi benedice voi, gli israeliani, gli ebrei, chi benedice voi sarà benedetto, chi vi maledice sarà maledetto. Vedi, Chavez, ex dittatore del Venezuela, ha maledetto Israele dal profondo delle viscere, e gli è venuto istantaneamente un tumore
nelle viscere ed è morto da lì a 2 anni. Guarda caso queste coincidenze. Quindi Israele è popolo di Dio, noi benediciamo Israele. Però se benediciamo Israele perché è popolo di Dio, figuriamoci la Chiesa di Gesù Cristo. Cioè non c'è paragone. Non c'è paragone, perché noi parliamo sempre di Israele. Amen. Però è arrivato il momento di dire basta adesso e di mettere i puntini sulla I e di cominciare a parlare della Chiesa di Gesù Cristo. Perché? Molto semplice. Perché stanno entrando nel seno della Chiesa di Gesù Cristo dottrine perniciose, dottrine di demoni, profetizzate da Paolo a Timoteo, dove dice che negli ultimi tempi sarebbero state introdotte, infiltrate dottrine di demoni. Okay. Paolo dirà che molti ebrei si sono infiltrati in mezzo di noi, si sono introdotti. Vabbè, qui c'è pure un'altra storia con Giovanni, l'apostolo, ma adesso veramente andiamo oltre, no? Quindi, gloria a Dio, è molto importante, ok, andare invece a mettere i puntini sulla I. Perché oggigiorno stanno sorgendo, intanto il fondamento di tutta la scrittura è Gesù Cristo. Lui è il fondamento, lui è l'unico grande, è l'unico che è il capo, è l'unico che va la gloria, ok? Tutto il resto, tutto ciò che si discosta da Gesù Cristo, tutto ciò che si discosta dal vero cristianesimo diventa gnosticismo, perché leva il Signore e mette l'uomo al centro di tutto. Quindi lasciamo stare, ok, di chi è il più grande, come facevano gli antichi apostoli. Questo è un altro discorso, però attenzione, attenzione però da qui poi a non insegnare quello che la stessa Bibbia ci insegna. E la Bibbia in questo è molto chiara. Veniamo a noi. In questi ultimi tempi noi troveremo sul pianeta Terra e anche qui in Italia dei grandissimi movimenti pro-Israele. E in mezzo a questi movimenti, stranamente, sorgono degli uomini molto particolari. Uomini potentissimi, imprenditori, uomini ricchissimi con moltissimo denaro. E in tutte le nazioni accade questo, guarda caso. Uomini che, se tu li vedi, sono, come diciamo a Roma, ammanicati, braccetto a braccetto, con i uomini più potenti della nazione. Parliamo adesso dell'Italia. Tu li vedi con foto che stanno con Berlusconi, che stanno con le massime autorità italiane, no? E poi entrano nel seno delle chiese, guarda caso, sono cristiani, e portano i credenti a una sorta di feudalismo vero e proprio nei confronti di Israele. Bene, questo è molto importante. Allo stesso tempo, dall'altro lato, troviamo una infinità di pseudo ebrei, no, di ebrei veri, ma pseudo messianici, cioè loro veramente sono ebrei, però sono pseudo messianici, cioè dicono di essere messianici, dicono, ma non lo sono. E ti cominciano a infiltrare il Talmud, la Kabbalah, tutto quello che compone il Talmud, il Midrash. Ti cominciano a dire che se tu non conosci l'ebraico, se non conosci la storia, diciamo, la tradizione ebraica, se non riesci appunto a leggere le scritture nel linguaggio originale, non le puoi capire. Insomma, tutti questi 2000 anni la Chiesa è andata avanti benissimo, solo con lo Spirito Santo, non aveva tutte queste dimistichezze, queste nicchie, diciamo, di scienza, di didascalia, insomma, eccetera, 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 è andata avanti benissimo. Adesso siamo arrivati a un momento che abbiamo bisogno di loro per comprendere le traduzioni, perché le traduzioni sarebbero tutte sbagliate, ma quello che loro dicono è giusto, poi loro non c'hanno manco mezza laurea. Insomma, siamo arrivati, insomma, a questo punto. E dulcis in fundus, abbiamo pseudo apostoli che vanno in, abbiamo fatto un video dedicato, che tra l'altro ho scaricato in molti altri canali,
Insomma, abbiamo questi pseudo-apostoli che vanno in Israele a dire che la Chiesa di Gesù Cristo, fanno intendere, fanno vedere che la Chiesa di Gesù Cristo deve servire, diventare serva degli ebrei. Bene. Ora, noi sappiamo che, fa caldo, mi tolgo il giacchetto, noi sappiamo che Satana inverte le cose. No? Per esempio, se tu prendi la stella a 5 punte con la testa in giù, le stelle nella parola di Dio rappresentano tante cose. La stella rappresenta il Messia, la stella rappresenta anche i credenti e così via discorrendo. Ora non entriamo in questo. Ora che cosa fa il Satanasso? Ti prende la stella e te la inverte con la capoccia in giù. Oppure la croce, cosa rappresenta la croce? La croce rappresenta l'opera del Cristo, Allora il Satanasso, attraverso i suoi seguaci, i satanisti, prendono la croce e te la mettono a testa in giù. Vedi anche il Papa che nella sua poltrona dietro c'ha la croce a testa in giù. Più chiaro di così. Quindi che cosa fa Satana? Ti prende una verità e te la rigira. Quindi una verità biblica ben consolidata è che la Chiesa è superiore a tutti. A tutti. Prima c'è Cristo. Cristo è il fondamento. Poi, dopo il Signore, dopo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, c'è la Chiesa. Bene, cosa fa il Satanasso? Viene, ti prende questa verità e te la capovolge e ti dice che la Chiesa deve servire Israele e quindi rende Israele superiore alla Chiesa. Poi attenzione alle macchinazioni faziose, tipo noi dobbiamo servire, dobbiamo amare, quello è un altro discorso, eh. Qui si sta parlando di ben altro e poi ci arriveremo lì. Bene. Oppure ci sono altri pseudo messianici che ti dicono che devi pronunciare il nome di Gesù nel linguaggio originale. Un'altra sciocchezza, perché noi non troviamo nella parola di Dio il nome di Gesù pronunciato nell'originale. Infatti il Nuovo Testamento non è stato scritto in ebraico, ma è stato scritto in greco e quindi c'è scritto Gesù. Inoltre, all'epoca del Signore Gesù non si parlava neanche più l'ebraico classico, si parlavano gli aramaici e c'erano diversi tipi di aramaico. Tanti tipi di aramaico. Quelli principali erano l'aramaico galilaico, l'aramaico giudaico e l'aramaico samaritano. Poi c'erano ancora altri aramaici, inoltre c'era anche l'aramaico siriano o siriaco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, c'è un minestrone in giro e la gente per mancanza di conoscenza e per mancanza di spiritualità, perché non pregano, non lodano il Dio, non passano del tempo alla presenza del Dio, non cercano le cose del cielo, sono attaccati alle cose materiali, a far carriera nel mondo, a cercare i soldi, sono amanti del denaro, eppure vanno in chiesa a pregare, eccetera, 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 poi il velo gli cade dentro. Tutti quelli che hanno un ruolo nella Chiesa di Gesù Cristo, piccolo o grande che sia, come ministero, come predicatore, come insegnante, devono essere attenti a queste verità, le devono trasmettere ai propri fedeli, nel proprio spazio, nelle proprie possibilità e così via, discorrendo. Questo è molto importante. Trasmettete, insegnate al popolo la via della salvezza, perché il popolo è scritto in Osea, mi ricordo dove, Osea 4 o Osea 6. Lo vado a cercare nella mia Bibbia, Osea. Santo, santo, santo Gesù Cristo, Signore, guidaci nel nome di Gesù.
Allora, Osea, eccolo qua, Osea, allora, Osea 4, andiamo a vedere Osea. Osea 4, 6, il mio popolo perisce per mancamento di conoscenza. Ok, questo è molto importante. Quindi è importante che il popolo conosca, che il popolo venga ammaestrato, lo Spirito Santo fa questo lavoro qua, e si usa anche, ok, dei suoi servi. Quindi è molto importante che voi possiate fare questo, insegnate, predicate, quando insegnate, quando predicate, quando portate la parola di Dio, soprattutto a chi è più giovane d'età, io sprono sempre a non essere imitatore di nessuno, ovvero non cercare di predicare come Tizio, come Caio, di predicare come predicano tutti, in imitazione. Se sei così al naturale va bene, però non cercare di imitare, perché io vedo parecchi, anziani e meno anziani e anche giovani, nel web, che quando predicano vogliono somigliare a qualcun altro. Cioè, quindi vuoi apparire? No. Sii te stesso, perché si palesa questo. Quando vuoi essere quello che non sei, vuoi somigliare a qualcun altro, perdi anche di credibilità. E questo poi davanti a Dio non è buono. Cercate di essere voi stessi. Quando apparite, comparite davanti una telecamera, una web, un pulpito, quello che ti pare, ti devi mettere prima in comunione col Signore, pregare e dire: Signore, non io, tu. Spero possiate accettare questo insegnamento. Se non lo accettate, che Dio vi benedica. Allora, per capire che la Chiesa non servirà mai Israele, perché questi insegnano, molti di questi insegnano che la Chiesa deve servire Israele, e gli ebrei che si stanno introducendo in mezzo di noi, come ai Galati e altrove, stanno insegnando, stanno predicando, vogliono pretendere che tutte le nazioni possano servire Israele. Aspetta che me lo scrivo, perché dopo ne voglio parlare. Questo, che le nazioni serviranno Israele, avverrà in un certo punto, in un certo momento della storia, quando, solo, unicamente, tassativamente, nel millennio. Prima del millennio Israele sarà perseguitato, gli faranno la guerra e alla fine moriranno quasi tutti. Saranno perseguitati dallo stesso Anticristo. Quelli che crederanno nel millennio, scusate, non nel millennio, prima del millennio, sì, l'ho detto, prima del millennio, durante la grande tribolazione, sia gli ebrei che quelli che crederanno in Gesù Cristo saranno perseguitati e saranno uccisi, saranno distrutti, benedetto è il santo nome del Signore. Questo succederà, ovvero il fatto che le nazioni serviranno Israele si concretizzerà nel millennio, non prima. In questi 2000 anni non è mai successo e non succederà, e nell'ora più buia, che è l'ora dell'Apocalisse, ci saranno guerre ovunque, terremoti, pestilenze, miliardi e miliardi e miliardi di morti durante la grande tribolazione. Benedetto è il santo nome del Signore. Ora, se è vero che durante il millennio le nazioni serviranno Israele, domanda: la Chiesa nel millennio dove sarà? Ci arrivi da solo. La Chiesa nel millennio dove sarà? Domanda: quando Gesù tornerà, con chi tornerà? Con chi regnerà? Perché è scritto
che voi siete re e sacerdote e regneremo con Cristo 1000 anni, dove è scritto alla fine dell'Apocalisse. Più chiaro di così l'abbiamo letto 1000 volte. Quindi se Gesù regnerà con la Chiesa tornerà con Cristo. Molto semplice. Tornerà con Cristo, regnerà con Cristo ed è la sposa di Cristo. Quindi le nazioni a chi serviranno? Serviranno Cristo, amen, ma anche gli ebrei, perché gli ebrei torneranno ad essere il fiore all'occhiello, tant'è che da qualche parte, mi ricordo dove, è scritto 7 donne prenderanno un giudeo, un ebreo, e gli diranno portaci con te. Cioè loro saranno il fiore all'occhiello e porteranno la legge dell'Iddio vivente al mondo nel millennio. Ora, se le nazioni serviranno gli ebrei, domanda, gli ebrei e le nazioni insieme a chi serviranno? Chi regnerà su di loro con verga di ferro? Gesù Cristo. E a fianco a Gesù Cristo chi c'è? La sposa di Gesù Cristo. E la sposa di Gesù Cristo con quale corpo si troverà qui sulla terra? C'è la risurrezione dei morti. Vedi 1 Corinti capitolo 15. Quindi si troverà con un corpo glorificato a regnare con Cristo. E in più siamo chiamati, oltre al re, anche sacerdoti. E quindi, parliamo adesso degli ebrei. Gli ebrei saranno sottoposti prima a Cristo, amen, ma anche alla Chiesa. La Chiesa non servirà mai gli ebrei, perché la Chiesa è superiore, ed è anche scritto questo, eh. Questo è scritto proprio nero su bianco, proprio c'è proprio scritto. Ma di questo ne parleremo tra un pochino. Ora, per capire il perché la grandissima superiorità della Chiesa a tutto e a tutti, dopo Cristo, dopo il Dio ovviamente, bisogna partire purtroppo, per vergogna di molti, che non leggono niente, proprio dall'ABC della parola di Dio. Bene. Vogliamo passare in Matteo. Allora, Matteo 26. No. Questo di Matteo 1. Matteo 1 è talmente importante questo qua che noi troviamo quello che a tutti noi cristiani, diciamo per ignoranza, ovvero per non conoscere, ok, lo reputiamo una perdita di tempo. Ora, se questo, insieme a Luca 3, mi pare, l'altro sta in Luca 3, eccolo qua, è la seconda genealogia, una di Maria, una di Giuseppe. Ok, se queste due genealogie, fammi vedere come si vede, sì, si legge bene. Allora, se queste due genealogie non ci fossero state, la deità del Cristo, la messianicità del Cristo, sarebbe andata persa, ovvero il fatto che Gesù è il Messia non sarebbe stato dimostrabile. Mentre invece noi sappiamo e possiamo dimostrare che Gesù è il Messia in virtù dell'esistenza delle due genealogie. Perché, certo, perché doveva essere di discendenza davidica. Infatti il Messia, il Cristo vero, il Gesù Cristo vero, il nostro Signore, ha la sua discendenza in Davide. Infatti, la genealogia di Matteo inizia con libro delle generazioni, vedi, generazione di Gesù Cristo, chiamato figliuolo di Davide, perché veniva dalla famiglia di Davide, veniva dalla stirpe di Davide, veniva dalla discendenza di Davide, a sua volta figliuolo di Abramo. Quindi ad Abramo furono fatte le promesse. Abramo ci troviamo con il terzo patto, Noè il secondo patto, Adamo ed Eva il primo patto, la legge sinaitica il quarto patto, poi c'è il quinto patto che è la legge, il patto levitico, e poi c'è il sesto patto, appunto
il patto davidico, perché anche con Davide fece un patto. Il settimo patto è il nuovo patto, il Nuovo Testamento. Cristo prese il calice del patto, ricordate in Corinzi, ok? Quando celebrò l'ultima cena del Signore, la Pasqua. Lui stesso era la Pasqua e la nostra Pasqua. Quindi, interessante notare come tutto viene incentrato, perché la Bibbia è cristocentrica, alla figura di Gesù, il Messia. Benissimo. Allora, infatti, stando proprio al oggetto che stiamo trattando, se io vado in Matteo 26, nel verso 2 dice il Signore: voi sapete che fra due giorni è la Pasqua, il figliol dell'uomo sarà dato in mano dei magistrati per essere crocifisso. Quindi sarà dato in mano da chi? Dagli ebrei. Sarà stato in mano del magistrato, ok? Quindi il magistrato, qui intende tutti i magistrati, sia i magistrati ebrei e sia i magistrati gentili, perché è stato giudicato da tutti, no? Dai magistrati, chiamiamoli così, ebrei, è stato giudicato con un giudizio falso, tenutosi nel Sinedrio di notte. Fra l'altro, all'epoca c'erano due sommi sacerdoti, quindi fu un giudizio coatto. E poi sarà giudicato da Pilato, un altro magistrato, il magistrato gentile. Quindi chi ha crocifisso Gesù Cristo? Tutti, ebrei e gentili, ma in primis sono stati gli ebrei più colpevoli, perché loro avevano la conoscenza delle Sacre Scritture, come è scritto in Michea 5, mi pare. O Betlemme, vado a prendere. Michea 5:2. O Betlemme frata, benché tu sia il minimo delle migliaia di Giuda, mi uscirà colui che sarà il Signore di Israele, le cui uscite sono ab antico da tempi eterni. Quindi, gloria allo Spirito Santo. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Gli ebrei avevano questa conoscenza e 330 altre profezie, quindi gli ebrei sapevano tutto, eppure l'hanno crocifisso. Quindi la loro colpevolezza è senza pari. Questo però non annulla il fatto che i gentili sono stati anche loro colpevoli, perché Pilato ebbe a dire una frase a dir poco agghiacciante. Ebbe a dire: quest'uomo è giusto, io non trovo alcun male in lui. Che fai? Lo condanni. Cioè, lo dici pure, è come tu vai davanti a un giudice e il giudice ti dice: guarda, tu sei innocente, sai, però io ti metto in galera lo stesso. Come? Cioè, come? Questo è successo. Cioè, scusate il termine, ma è vero, una pazzia per quanto riguarda la parola la usiamo per condannare l'uomo, l'essere umano, quindi siamo tutti dei grandi peccatori. Ma in Cristo Gesù troviamo quella parola detta nella croce: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ecco qui che quando noi accettiamo Gesù Cristo, il Padre ci perdona in Cristo Gesù. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi la Pasqua, la nostra Pasqua, è Gesù Cristo. Quindi che cosa succede? Succede che il Signore Gesù muore nel giorno della Pasqua, profetizzato anche questo. Perché muore? Perché muore? Cioè, perché muore il Signore Gesù Cristo? Il Signore Gesù Cristo muore, guardate, se io vado in Ebrei 9 ed Ebrei 10, Ebrei 9, gloria a Dio, lo vado a prendere, e dice... Anzi, prima vado in Ebrei 10. In Ebrei 10 è scritto che era impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga il peccato. Cioè, nell'antichità c'era
l'esercizio sacrificale, dimostrando che nessun uomo alla fine poteva non peccare, perché tutti peccavano. In qualche maniera, pure il più giusto, ogni tanto doveva fare un sacrificio. Benissimo. Ora, era impossibile che il sangue di tori e di becchi togliesse il peccato. Era impossibile. Quindi tutto questo che c'era nell'Antico Testamento e faceva parte della nazione del popolo di Israele, del popolo ebraico, non aveva forza. Quindi il popolo ebraico in sé aveva la conoscenza, ma non la forza, non l'autorità in sé della salvezza, di fuoriuscire dalla salvezza, tant'è che doveva per la salvezza ricorrere a chi? Umiliante, a degli animali. Cioè, un animale valeva più di te. Ma questo non è possibile, perché un animale non può valere più dell'uomo, perché l'animale è stato creato per l'uomo e non viceversa. Come può il sangue di una bestia, di un animale, giustificarmi davanti a Dio? Non è possibile! Ma è una pazzia una cosa del genere, appunto. Ecco perché era simbolico, in virtù di quello che si sarebbe dovuto concretizzare. Egli è impossibile che il sangue di tori, di becchi, tolga i peccati. Erano figure di questo, perciò entrando nel mondo dice: tu non hai voluto sacrificio né offerta degli animali, ma mi hai apparecchiato un corpo. Tu non hai gradito questi olocausti che erano animali, né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, egli è scritto di me nel rotolo del libro, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà, avendo detto innanzi: tu non hai voluto né gradito sacrificio né offerta né olocausti né sacrificio per il peccato, il quale si offeriscono secondo la legge. Poi aggiunge: ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per ristabilire il secondo patto. Il primo viene accantonato, viene fatta una riforma, perché il secondo patto è superiore al primo. Il primo appartiene agli ebrei, il secondo appartiene alla Chiesa. Il primo viene tolto, il secondo viene posto per sostituzione del primo, e non appartiene più agli ebrei, ma appartiene alla Chiesa di Gesù Cristo, dove non c'è né ebreo né greco, ma tutti sono uno in Cristo Gesù. E il secondo diventa superiore e sostituto del primo, per essere riformato. Eccolo qua: essendo cose che consistono solo in cibi e bevande, che oggi incestiamo più, e ordinamenti per la carne imposte fino al tempo della riforma. C'è stata una riforma. Ciò che riforma è superiore. La Chiesa è superiore. Gli ebrei non saranno mai superiori. La Chiesa non è serva di nessuno in questo mondo, umanamente parlando, ma noi siamo servi solo di Cristo. E quando noi amiamo il prossimo, amen, siamo venuti per servire, ma non per sottostare, per essere soggiogati. Servire, materialmente parlando, siamo d'accordo, ma attenzione, perché loro vogliono pretendere di farci loro servi, loro schiavi, cambiando la nostra dottrina, cambiando la nostra fede, venendo nelle nostre comunità come hanno fatto a Catania, facendoci togliere il nome del Cristo vivente, Gesù. Vogliono annullare la nostra libertà che abbiamo in Cristo, come dirà in Galati, mi pare, 5. Sto improvvisando tanto. Lo vado a prendere nella mia Bibbia, mi pare fosse Galati 5, vediamo. Sì, Galati 5:1. State dunque fermi nella libertà della quale Cristo ci ha francati. Non siate di nuovo ristretti sotto il gioco della servitù. Questa è una epistola rivolta ai credenti della Galazia che erano stati soggiogati dagli ebrei
per essere costretti a giudaizzare, a farsi circoncidere, a servire, a osservare le festività, i noviluni, i cibi. Vedi, non consistono in cibi né bevande. Queste sono limitazioni che chi le segue si trova sotto giogo, sotto schiavitù. Sì, ci sono persone che seguono queste cose senza perdere la vera fede in Cristo, ma ahimè portano dei pesi del quale il Signore ci ha liberati. Poi alcuni con la scusa di voler essere giudeo coi giudei, gentile coi gentili, cambiano la dottrina di Cristo. Attenzione. Benedetto è il nome del Signore. Ebrei 8:8 dice: lo Spirito Santo dichiarava con questo che la via del santuario non era ancora manifestata, mentre il primo tabernacolo ancora sussisteva. Il primo tabernacolo, il primo tempio, la prima legge era inferiore alla seconda, al tempo della riforma, alla sostituzione del nuovo patto. Infatti il settimo patto non è chiamato settimo patto, pur essendo il settimo patto, ma viene chiamato il nuovo patto, pensate, il quale è una figura corrispondente al tempo presente, durante il quale si offeriscono doni e sacrifici che non possono appieno purificare quanto alla coscienza colui che fa servigio divino, essendo cose che consistono solo in cibi, in bevande, in vari lavamenti, ordinamenti per la carne, imposte fino al tempo della riforma, poi basta. Ma Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, il sommo sacerdote è Cristo. E noi siamo chiamati re e sacerdoti. Re e sacerdoti, questo è scritto in Apocalisse anche, varie parti, capitolo 1 mi pare. Apocalisse 1:6 dice che ci ha fatti re e sacerdoti a Dio suo Padre, sia la gloria e l'imperio nei secoli nei secoli. Io leggo sempre da una vecchia Diodati, leggete soprattutto questa insieme a tutte le altre. Essendo venuto per mezzo del tabernacolo che è maggiore e più perfetto. Qui c'è dentro la Chiesa, è maggiore e più perfetto. Non è stato fatto con mano d'uomo, non è di questa creazione, non è per sangue di becchi, di vitelli, ma per il sangue di Cristo, dirà in Fatti degli Apostoli, capitolo 20, il verso non me lo ricordo, perché io non mi ricordo mai i versi, voi lo sapete, perché non mi interessa memorizzarli, sono pigro. E beh, gli uomini che hanno voglia di lavorare, poi si vanno a cercare. Verso 28, le ultime tre parole, dice la Chiesa di Gesù Cristo, di Dio, la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Quindi Gesù è Dio. Atti 20:28. La Chiesa di Dio acquistata col proprio sangue. La Chiesa di Dio è la cosa più grande che c'è. E chi è morto in croce? Dice Gesù Cristo. Qui dice la Chiesa di Dio, quindi acquistata col proprio sangue, tradotto Gesù è Dio. A proposito, e se te leggo il testo originale, dice esattamente lo stesso. Per i super sapientoni, testimoni di Geova che contorgono le scritture con la loro pseudo Bibbia, che non è una Bibbia, è una falsificazione. È entrato una volta nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. Tanto non me lo dà.
Allora, questo è Ebrei 9. Questo è Ebrei 9. Mi pare che... Ecco qua. Ok. Dice che per questa volontà siamo santificati noi che siamo per l'offerta del corpo di Cristo fatta una volta. Quindi non si può ripetere. Quindi la transustanziazione o transustanziazione, come si dica, non lo so, voi quelli che ci capiscono mi correggano, la transustanziazione o ziazione o quello che è, insomma, cioè che l'ostia diventerebbe carne di Cristo, è una blasfemia. Molto semplice. Vedete, con due capitoli della parola di Dio stiamo sbancando tutto. Cioè non serve chissà quale avere quella grande conoscenza, ma sono bastati... Sì, ho fatto un po' dei passaggi, però con questi due capitoli, ragazzi, fratelli, andiamo alla grande. Essendo entrato una volta, avendo acquistata una redenzione, perché il sangue di tori e dei becchi, se il sangue di tori e dei becchi e la cenere della giovenca, descritta in Numeri 19, abbiamo fatto il video, che a proposito sta in Numeri e non in Levitico, interessante questo, la giovenca rossa che adesso serve per la costruzione del terzo tempio è un'altra storia, sparsa sopra i contaminati, santifica la purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale per lo Spirito eterno, ha offerto se stesso puro di ogni colpa, cioè Gesù era senza peccato, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'Iddio vivente. Come può la Chiesa di Gesù Cristo servire gli ebrei? La sposa di Cristo, la sposa di Cristo, la sposa di Cristo. Sposa, Apocalisse 21. Vedete? Una sposa. Ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello, che penso di fare, se Dio vorrà, un video sul capitolo 21, mostrando come la Nuova Gerusalemme è una città vera, perché lo dice, ma al contempo è la sposa di Cristo. La Nuova Gerusalemme è la sposa di Cristo e al contempo è anche una città, ma di questo bisogna parlarne. Ma è un altro oggetto. Quindi Gesù Cristo, Gesù Cristo ha una sposa. La sposa di Cristo non è serva del mondo e non è serva degli ebrei, perché gli ebrei sono nemici della croce, sono persecutori dell'Evangelo di Gesù Cristo. Ricordate Paolo, prima di diventare chiesa, uccideva. E quando Paolo è entrato a far parte della chiesa e ne è diventato uno dei principali, perché poi lui è diventato il dodicesimo apostolo, è stato perseguitato e voleva essere ucciso. Ancora oggi gli ebrei vogliono uccidere la fede dentro di noi. Perciò egli è mediatore del Nuovo Testamento, vedete? Questo qui, il Nuovo Testamento, lo chiama, è il settimo patto. Noi abbiamo fatto il video dedicato, ci sono sette patti. Perché non dice il settimo patto? Non lo chiama neanche settimo patto, perché gli altri via restano, ovviamente, sono importanti, ma lo chiama il Nuovo Testamento, profetizzato altresì in Geremia 31, un verso chiave è il verso 31, a ciò che, essendo intervenuta la morte per il pagamento delle trasgressioni state sotto il primo testamento, trasgressioni state sotto
il primo testamento, questo è molto importante, i chiamati ricevono la promessa della eterna eredità. Poiché dove è testamento è necessario che intervenga la morte del testatore, e la morte del testatore chiude tutto, va a sigillare tutto. Perciò che il testamento è fermo dopo la morte, il testamento è fermo dopo la morte, poiché non vale ancora mentre vive il testatore. Quindi morendo il Signore Gesù ha suggellato tutto e poi lo ha vivificato come risorgendo dai morti. Alleluia, gloria a Dio. Onde la dedicazione del primo non fu fatta senza sangue, perciò che dopo che tutti i comandamenti secondo la legge furono da Mosè stati pronunziati a tutto il popolo, egli preso il sangue dei vitelli, questo è successo davanti all'Oreb, dei becchi con acqua, lana tinta, scarlato, isopo, ne spruzzò il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: questo è il sangue del patto. Qui è il quarto patto, vedi, la Bibbia è divisa in patti, oltre che antico e nuovo patto, che il Dio ha ordinato esservi presentato. Parimente ancora quel sangue spruzzò, con quel sangue spruzzò il tabernacolo e tutti gli arredi del servigio divino. E presso che ogni cosa si purifica con sangue secondo la legge, e senza spargimento di sangue non c'è remissione. Noi troviamo remissione dei peccati nel sangue dell'agnello di Gesù Cristo. Ecco perché quasi tutte le epistole iniziano: la grazia del Signore Gesù Cristo, la grazia del Signore Gesù Cristo, la grazia del Signore Gesù Cristo, perché l'Evangelo è la grazia del Signore Gesù Cristo. Grazia, grazia, grazia. E senza sangue non c'è grazia, ma si resta condannati, dannati, morti. E tutti quelli che trovano remissione di peccati nella grazia del Signore Gesù Cristo attraverso il sangue del sacrificio del Signore Gesù Cristo, in virtù della fede nel Signore Gesù Cristo, non sono servi di nessuno, di niente, e non devono sottostare ed essere soggiogati da nessuno. Noi serviamo nel senso che siamo servi gli uni dagli altri, sì, certo, se il mio fratello ha fame gli do da mangiare, quello è un altro discorso, ma no che io devo essere reso schiavo per seguire gli altri, per seguire le loro dottrine, per farmi togliere la parola di Dio, perché mi venga impedito di dirti che sei un peccatore, che se non credi nel Signore Gesù tu non vedrai la vita eterna, che se tu sei un ebreo e stai vivendo secondo la legge dei tuoi padri e non ti penti e non entri nella riforma, non entri nella riforma, tu andrai in perdizione. Io devo fare questo, devo avere questa libertà. Egli era dunque necessario, poiché le cose rappresentate che sono nei cieli sono purificate con queste cose, che anche le celesti stesse lo fossero con sacrifici più eccellenti di queste. Ecco perché l'apostolo Paolo ai Galati, non mi ricordo il capitolo, forse il 3, lo vado a cercare. No, capitolo 2, Galati 2, dall'11 fino al 17, anzi fino al 18, anzi tutto quanto, dall'11 in poi, Paolo rimproverò l'apostolo Pietro, che stava giudaizzando. E così noi, tanto più gli ebrei che non credono in Gesù, altro che andargli a servire, come Paolo rimproverò Pietro, che era un fratello ma stava giudaizzando. Altro che quando gli ebrei vengono qui in Italia, che ci fanno togliere, come hanno fatto a Catania, e lo dico per l'ennesima volta, con il mondo apostolico, c'erano le Adi, c'erano tutti, tutti i Siti,
tutti tolgono il nome di Gesù, non si può pronunciare il nome di Gesù, mi raccomando che gli ebrei rimangono male e ci vogliono venire a soggiogare e ci dicono che dobbiamo andare in Israele a servire gli ebrei perché dobbiamo, insegnano gli ebrei questa grande eresia, velocizzare la venuta del Messia. C'è un giorno ben determinato per questo. Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla faccia di Dio per noi e non a ciò che offerisca più volte se stesso. Qui lo ripete quello che dice nel capitolo 10 di Ebrei. Non c'è transustanziazione. Non si può offrire più volte se stesso. Cristo non torna ad essere carne nell'ostia. Ma siccome il sommo sacerdote entra ogni anno una volta nel santuario con sangue che non è il suo, altrimenti gli sarebbe convenuto soffrire più volte, pensate, dalla fondazione del mondo. Ma ora, una volta nel compimento dei secoli, è apparito per annullare il peccato, per il sacrificio di se stesso. Noi entriamo nel sacrificio di Cristo in virtù della fede. Mediante la grazia troviamo remissione dei peccati e non dobbiamo essere schiavi e servi di nessuno. Noi, la Chiesa di Gesù Cristo, in virtù di quello che ha fatto Cristo, siamo più grandi di tutti. Come gli uomini è imposto di morire una volta e dopo ciò il giudizio, così ancora Cristo, essendo stato offerto una volta per levare i peccati di molti, la seconda volta apparirà, non più per espiare il peccato, ma a salute di coloro che l'aspettano, altro che transustanziazione. Benedetto il santo nome del Signore. Questo concetto lo ripeterà in Ebrei, Ebrei 10, ok, Ebrei 10, praticamente verso 12, un unico sacrificio per i peccati. E poi dirà nel verso 26, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuta la conoscenza della verità, ei non vi resta più sacrificio per i peccati. Altro che una volta salvati, sempre salvati. Ora, che cosa abbiamo in tutto questo che abbiamo letto? Abbiamo una riforma, un Nuovo Testamento e tutto questo per il sangue di Dio, come abbiamo letto in Fatti 20-28, dove appunto Salmo 40 riprenderà il fatto che un corpo mi è stato apparecchiato, vedi anche Ebrei 3, eccetera, eccetera, eccetera. Anzi no, vogliamo prenderlo. Ebrei 3 dice che noi siamo partecipi della celeste vocazione e dobbiamo considerare l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra professione. L'apostolo della nostra professione, che è fedele a colui che lo ha costituito, siccome ancora fu Mosè in tutta la casa d'esso, perché tanto maggior gloria che Mosè, quindi della legge, è costui stato reputato degno, quanto maggior gloria a colui che ha fabbricata la casa che la casa stessa, poiché ogni cosa è fabbricata da alcuno. Ora colui che ha fabbricate tutte le cose è Dio. Ben fu Mosè fedele in tutta la casa d'esso come servitore per testimoniare delle cose che si dovevano dire, ma Cristo è sopra la sua casa come figliuolo e la casa siamo noi. Seppur riteniamo ferma infino alla fine la libertà e il vanto della speranza, l'abbiamo letto in Galati 5, ma in Filippesi, non mi ricordo in che capitolo, Filippesi, mi pare o 1 o 2,
3. Filippesi 3. Ma una cosa fo, dimenticando le cose che sono dietro e distendendomi alle cose che sono davanti, proseguo il corso verso il segno al palio della superna delle vocazioni di Dio in Cristo Gesù. Nel cielo ci sono vocazioni. Nel cielo ci sono vocazioni. Ci sono le vocazioni angelicali, ci sono i cherubini, ci sono i serafini, ci sono gli angeli, ci sono la Chiesa di Gesù Cristo, ci saranno quelli dell'Antico Testamento, ci sono quelli del mondo, tipo i bambini che nascono e muoiono e vanno su, ma la superna di tutte le vocazioni su nel cielo è la Chiesa di Gesù Cristo, lavata col sangue dell'agnello. C'è un passo in Giovanni, non mi ricordo. Non mi ricordo, sta in Giovanni. Io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha date da compiere, eccetera, eccetera, eccetera. Aspettate che lo vado a cercare nella mia Bibbia. O in Luca stava. Allora, Sino Giovanni. O Luca o Giovanni. Matteo, esatto, e Luca. Matteo e Luca, ok. Prendiamo Luca, Luca 16. Luca 16. Vedete la chiave biblica quanto è comoda? Luca 16 dice: la legge e i profeti sono stati fino a Giovanni. La legge, troppo grande, e i profeti sono stati fino a Giovanni. La legge e i profeti fino a Giovanni. Da quel tempo il regno di Dio è evangelizzato e ognuno vi entra a forza. Procacciate la pace e la santificazione, dirà Ebrei 12, senza la quale nessuno, vedrà il Signore. Quindi per procacciare pace e santificazione dobbiamo avere forza. Ecco qui lo Spirito Santo è la nostra forza, è la nostra potenza, ma noi dobbiamo crocifiggere noi stessi. E la legge e i profeti sono stati fino a Giovanni. Da quel tempo il regno di Dio, dirà altrove in Matteo, non viene per attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, ma il regno di Dio è dentro di voi. Questo qui... il regno di Dio, questo regno di Dio che viene dopo la legge e i profeti, questo regno di Dio è la superna delle vocazioni e appartiene a chi? Alla Chiesa di Gesù Cristo. Se io vado in Galati, Galati 3.26, dice che noi siamo figli di Dio per la fede in Gesù Cristo. Ancora Romani 8.14 dice che
tutti coloro che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Il mondo non è condotto dallo Spirito di Dio. Gli ebrei, che pur sono popolo di Dio, fanno parte del mondo per quanto riguarda il fatto che non sono salvato, sono come loro, non sono condotti dallo Spirito di Dio. Certo, sono popolo di Dio, ma non, quindi hanno le promesse, ma non sono condotti dallo Spirito di Dio. Questa gente ci vuole mettere sotto schiavitù. Giovanni, il famoso Giovanni 1, dice, sarebbe da leggerlo tutto, ma non lo leggiamo per motivi di tempo, dice che a tutti coloro che lo hanno ricevuto, i quali credono nel suo nome, quindi lo hanno ricevuto e la grazia di Gesù Cristo impartita, e credono nel suo nome e la fede, egli dà a data questa ragione di essere fatti figli di Dio. Siamo tutti figli di Dio? No, solo la Chiesa è figlia di Dio. Ed essendo diventati figli di Dio, diventiamo la sposa, la futura sposa dell'agnello, e diventiamo la superna delle vocazioni. Perché? L'ho cancellato. Vabbè, quello di prima, Luca, praticamente, quando abbiamo letto fino a Giovanni, ok? C'è stata la legge, ci sono stati i profeti, ok? Ma dopo Giovanni il regno di Dio viene predicato e ognuno vi entra come a forza. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, Galati, qui li rimprovera l'Apostolo, Galati 4.6, dice: perché voi ora siete figli di Dio, e Dio ha mandato lo Spirito del suo figliolo nei cuori vostri, che grida Abba Padre. Benedetto è il santo nome del Signore. Seconda Pietro 1.4 dice: per le quali ci sono donate le preziose, grandissime promesse, a ciò che per esse voi siate fatti partecipi della natura divina, essendo fuggiti dalla corruzione in concupiscenza che è nel mondo e anche in Israele, il nemico della croce di Cristo. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi questo qui che noi abbiamo letto è molto importante. Filippesi 3:18, mettiamoci pure là, perché molti camminano, dei quali molte volte vi ho detto e ancora al presente lo dico piangendo, che sono nemici della croce di Cristo. Ricordate Galati? Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, a un certo punto in Fatti degli Apostoli capitolo 13, dal verso 46, notiamo che Paolo e Barnaba venivano talmente tanto attaccati dai nemici della croce, che erano gli ebrei, e volevano essere uccisi, che usando franchezza nel loro parlare dissero: egli era necessario che voi prima vi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la ributtate e non vi giudicate degni della vita eterna, qui ce l'ha con gli ebrei, ecco, noi vi abbandoniamo, ve ne andiamo e ci volgiamo ai gentili. Ecco perché poi in Matteo 10 dice che quando noi entriamo in una casa, la salutiamo dandogli la pace sia in questa casa, se questa è degna, la pace nostra andrà su di essa, ma se non è degna, la nostra pace tornerà a noi. Ora, se qualcuno ci riceve, non ci riceve e non ascolta le vostre parole, udendo, uscendo di quella casa o di quelle città, scotete
la polvere dei vostri piedi. Quindi non insistiamo. Quando qualcuno gli abbiamo annunziato il Vangelo di Gesù Cristo, se non ci riceve, lasciamolo via. Non insistete sempre a dargli fastidio, a accosare, non è questa la volontà di Dio. Quindi gli ebrei si sono accaparrati questo qua, che il Signore ha predicato in Matteo 10, 14 e 15. Infatti Paolo ha messo in pratica questo verso qua, qui. Paolo e Barnaba, avendo visto tutto quello che gli hanno fatto, che li volevano uccidere e non accettavano, li hanno lasciati e sono andati ai gentili. In Genesi 1:4 è scritto che Dio ha fatto la luce, vide che la luce era buona, e che cosa ha fatto? L'ha lasciata lì. Ah, si è fatta la luce, a posto, no? Separò le tenebre dalla luce, perché fra tenebre e luce non c'è comunione. Quindi, questi insegnamenti nel seno della Chiesa mancano, non ci sono, io non li vedo in giro, non ho visto video di gente che ha fatto questi insegnamenti, non li ho visti, devo dire la verità, però vedo gli insegnamenti contrari a questo, insegnamenti contrari, cioè che noi dobbiamo diventare servi di Cristo. Servi di Israele, certo, noi siamo servi di Cristo, amen. Servi di Israele. Noi dobbiamo, secondo questi falsi apostoli messianici, pseudo-messianici, dobbiamo diventare servi, no? Di Israele. E poi andranno a prendere il versetto perché noi siamo Gesù è venuto per servire, sì. Qui ci vogliono soggiogare spiritualmente parlando e dottrinalmente parlando, ci vogliono togliere il nome di Gesù nella bocca, ci vogliono togliere altro, che vi vanno a prendere il versettino. Noi invece vi prendiamo tutto il contesto, dalla Genesi all'Apocalisse. Ma io so che la vera Chiesa ascolta le parole che vengono dalla Bibbia, che vi abbiamo mostrato, che vi abbiamo fatto vedere, che vi abbiamo fatto leggere alla luce di un contesto, e che quello che il Signore ha fatto sulla croce è senza precedenti, a tal punto che ha diviso il mondo in due, in avanti Cristo e dopo Cristo, e l'ha diviso altrettanto in due, i salvati e non salvati. Da una parte abbiamo il ladrone pentito e dall'altra parte abbiamo l'altro personaggio che non si pente. Quindi il mondo si divide in due, i salvati e i non salvati. Non dobbiamo sottostare a queste cose, noi dobbiamo avere la libertà di dire a tutti, in primis agli ebrei, che Gesù è il Signore dei Signori e che tutti gli uomini, Romani 3:23, sono peccatori e sono privi della gloria di Dio, ma gratuitamente salvati e giustificati mediante la grazia e la fede in Cristo Gesù, il suo sacrificio, la sua morte e la sua resurrezione per salire alla destra del Padre e intercedere per la sua Chiesa, che è la sua futura sposa e che è la superna delle vocazioni. Noi dobbiamo avere la libertà di dire queste cose. E se tu sei un ebreo, io ti dico con amore, perché ti amo, il Signore ti benedica. C'è una buona novella, c'è una buona notizia, che Gesù è morto per te e che Dio ti ama. Sì, alcuni non sono d'accordo con dire che Dio ama. No. Nella Bibbia è scritto che Dio ama. Io dico che Dio ama. Giovanni 3:16. Dio ti ama. Proprio per questo, perché ti ama, ti dice sei un peccatore, sei perso, sei morto. Stai andando cammino all'inferno.
Ma siccome Dio ti ama e ti ha amato mentre eri un peccatore, è scritto, ti ha amato mentre eri un peccatore, io questo lo dico, qualcuno non è d'accordo, io continuo a rispettarlo e a amarlo, però io vado avanti per la strada maestra che è Cristo Gesù, quello che è scritto, Dio ci ha amati quando ancora eravamo dei peccatori miserabili, che ancora Cristo non era venuto, ci ha amati in virtù di questo amore, ha mandato il suo figliuolo. Ma chi rifiuta questo amore cadrà nell'ira di Dio, perché Dio è amore, ma è anche ira, in virtù della sua giustizia. Una verità biblica non ne annulla un'altra. E se tu sei ebreo, io ti dico, Gesù ti ama, ma sappi che proprio per questo lo devi accettare, perché in questo momento sei sotto maledizione. Te e tutti i gentili che non credete in colui, che non lo servite, perché noi tutti siamo servi di Cristo. Questa è la buona novella. C'è un paradiso e ci sono delle pene eterne, in un primo momento nell'inferno, in un secondo momento nel lago di fuoco e di zolfo, che nessuno sa dove sta e manco ci interessa, e neanche alla parola di Dio gli interessa dircelo. Perché quella è una storia futura che riguarda la fine della terra e del primo cielo, ma è un'altra storia. Ma in Cristo Gesù troviamo gratuitamente giustificazione dei nostri peccati. Romani 5, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Il sangue di becchi e di tori non valevano, non valgono e non valdranno mai più dell'uomo. E quello che voi ebrei volete fare adesso in Gerusalemme, ricostruire il terzo tempio per riproporre il sacrificio continuo di tori e di becchi, non vi giustificherà. E quel tempio che voi farete, lo farete, perché è profetizzato, Apocalisse 11, sarà altresì profanato. Un'altra volta come il secondo tempio è stato profanato da Antioco Epifane. Questo è stato profetizzato nella prima parte del capitolo 11 di Daniele, con i Maccabei, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa è un'altra storia. Chiesa di Gesù Cristo, non date retta a questi furfanti che vi vogliono insegnare e vi vogliono pervertire la vostra libertà insegnandovi un Vangelo diverso. Ma noi sappiamo in chi abbiamo creduto, combattiamo per la verità, insegniamo il Vangelo vero. La parola di Dio è questa. La Chiesa è la sposa futura di Cristo ed è la superna delle vocazioni e non sarà mai serva di nessuno. Quando ci sarà, questo è scritto in Isaia è scritto che nel millennio questo, gli ebrei porteranno la legge, saranno sacerdoti nel mondo del Signore per portare la legge nel millennio. E la Chiesa e le nazioni serviranno Israele nel millennio. Prima saranno perseguitati. Leggi Zaccaria capitolo 12, leggi Zaccaria capitolo 14. Ci vuole uno studio sistematico delle dottrine della Bibbia. Ti devi studiare per argomenti il rapimento della Chiesa. Ti devi studiare il millennio, ti devi studiare la grazia, che se no te perdi. Per fare questo basta una Bibbia e una chiave biblica. Non ti serve nient'altro. Ovviamente devi essere nato di nuovo. E ovviamente, se sei un ministro di Cristo, devi aver ricevuto, vuoi o non vuoi, il battesimo nello Spirito Santo. Se no non puoi essere ministro di Cristo. Scordatelo. Scordati di essere ministro di Cristo se il Signore non ti ha suggellato con lo Spirito Santo. Levatelo dalla testa. Stai profanando un luogo che non ti spetta se non hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Puoi fare altre cose. Amen. Bene, questo, cari fratelli e cari amici, è stato il video. Il Signore vi benedica. Grazie per essere stati con noi. Vado a renderlo pubblico, pubblico. Dio vi benedica. Con voi come sempre è stato
Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Il Signore vi benedica. Shalom.